Ragazzi, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ricetta velocissima, facilissima, lightissima. Con lei che mi vuole baciare del mio plum cake. Finalmente vi faccio il video del mio plum cake light, buonissimo, super healthy. Ve lo consiglio tantissimo. Sì, vi dovete allenare perché è molto proteico, ma comunque va benissimo perché è una ricetta light per stare in forma, quindi lo potete mangiare tutti senza zucchero, senza burro. Devo fare tutto l'elenco delle cose senza, insomma, carità style. Faccio prima fit, healthy, light, ottimo per una colazione sana, per una merenda sana e leggera, ma anche, perché no, per un dessert, perché vogliamo scommettere che nessuno si accorgerà che è light, che è una versione, insomma, sana, perché è un plum cake buonissimo. Iniziamo subito. Lei si sta addormentando tipo così. Amore, quanto ti amo, mamma. Perché mi vuole baciare? No! Non ci bacia il rossetto, io lo amo. Ma non lo può fare mamma. Iniziamo subito, ragazzi, iniziamo. Ho già preparato tutti gli ingredienti perché vado a utilizzare la farina di avena e la farina integrale. Le compro al supermercato. La farina d'avena è ottima perché ha un basso indice glicemico. Comunque, voi utilizzate anche tutta farina d'avena o tutta farina integrale, ma anche un qualsiasi tipo di farina. Ad esempio, non avete queste, potete prendere quella di riso, una qualsiasi tipo, insomma, qualsiasi va bene, ragazze, vi assicuro che va bene. La pera, che appunto faccio questo plum cake, cioccolato e pera, che è buonissimo. Ma anche qua, invece della pera, potreste utilizzare la mela, non lo so, qualsiasi frutto che vi può piacere, può andare bene, insomma, sperimentate. Già ho pesato quindi la farina d'avena e la farina integrale. Adesso vado ad aggiungere gli albumi che vado ad utilizzare appunto nella ricetta per dare proteine. Poi aggiungo latte di soia, in alternativa a qualsiasi latte vegetale va bene, ma anche l'acqua. A questo punto aggiungo il cacao, cacao amaro, per fare appunto cioccolato e pere. Adesso, ragazze, per dolcificare aggiungo la truvia, perché come sapete non utilizzo lo zucchero, ma potreste anche mettere zucchero di canna integrale oppure uno sciroppo d'acero, sciroppo d'acero, a vostro piacere. A questo punto vado a frullare. Aggiungete anche il lievito, ragazze, un po' di lievito, una mezza bustina andrà bene. A questo punto, ragazze, vado ad aggiungere lo yogurt greco. Se siete vegani, anche quello di soia andrà benissimo. Mi raccomando, se utilizzate quello di soia o lo yogurt normale, dato che sono un po' più liquidi, allora diminuite la quantità di latte di soia che abbiamo messo all'inizio. Come avete visto, lo metto adesso, dopo aver frullato, perché ho notato che si smonta un pochino. Quindi adesso metto questo, poi non userò il frullino, ma continuerò col cucchiaio per farlo venire bello denso. Mescolo quindi piano, così, un po' come si fa quando si aggiunge la panna montata nei dolci, no? Perché ho notato che il frullino lo smonta, quindi continuo col cucchiaio e verrà super soffice questo plum cake. Infine aggiungo la pera, che ho già tagliato, vedete, era un po' grande, guardate che perona enorme, quindi ne ho messa solo metà. Nel caso in cui fosse più piccola, mettetene una intera, che dà tanto sapore ed è buonissima. Pere e cioccolato. In uno stampo così per plum cake, questa è la misura giusta per me, e voi poi vedete voi, rivestito da carta forno, l'ho un po' bagnata la carta forno, l'ho messa qui dentro, vado a versare tutto il mio composto. Ragazzi, l'ho messa un po' una schifezza questa carta forno, ma vabbè, fate finta che l'ho messa bene. Allora, vado a versare. Buonissimo, anche da crudo, buonissimo. Non vedo l'ora di mangiarlo. Scusate, ma mi voglia sempre di assaltare.
Adesso vado a un fornello, ragazze, perché ho preriscaldato il forno a 180 gradi. Per cuocerlo ci vorrà un 30 minuti. Voi controllate sempre con uno stecchino. Ecco qua. Ci vediamo dopo. Ciao! Ecco qua, fatto il nostro plum cake. Ho chiamato Nancy, ragazze, per provarlo. Chi meglio di lei? Una cosa cioccolatosa. E ha deciso di guarnirlo con dei lamponi. Ha detto ci voleva un tocco rosso. Secondo me anche un po' di miele o di sciroppo d'acero. Sì, vabbè, sì. Tutto sopra così va bene. È super soffice, è buonissimo, fatelo, ragazze. Noi adesso questo qua ce lo mangiamo tutto, cioè tutto col rotino. Noi facciamo merenda, insomma, con tutto questo. Per farvi capire il livello di porcellaggine. Ciao Nancy, che si mangia a me? Un po' di questo miele al mirto, buonissimo. Secondo me anche un po' di marmellata alla fragola ci va bene. Nancy già sta strafogando. Com'è Nancy? Allora facci sapere com'è. Dici. Buonissimo. E vai, promosso da Nancy. Buonissimo. È troppo buono, io lo adoro. Guardate che pagnottone. Mi raccomando, ragazzi, lasciate un pollice in su, ma anche secondo me 100.000 pollici in su per questo video, dai, è buonissimo. Taggateci le nostre foto su Instagram, Facebook, Twitter, dappertutto, e iscrivetevi a questo nostro canale. Attenta, sta cadendo. Ciao, devo chiudere.